Gentili telespettatori, buonasera. Siete collegati in diretta con lo stadio San Paolo di Napoli per l'andata della finale di Coppa UEFA fra Napoli e Stoccarda. Per la prima volta il Napoli ha una finale europea, per la prima volta anche lo Stoccarda ha una finale europea. Ed è debuttante in una finale europea anche l'arbitro, il greco Makis Germanakos, dal 1983 internazionale. Grandissima partecipazione di folla mentre rivediamo il cammino di Napoli e Stoccarda per arrivare a questa finale. 82.000 presenze, quante ne può ospitare oggi lo stadio San Paolo, che è ancora immerso nei lavori di riadattamento in vista del campionato del mondo del prossimo anno in Italia. Ma c'è il record di incasso, 4 miliardi 550 milioni circa, che superano il record che era stato in precedenza stabilito in occasione della partita con il Real Madrid. In quella occasione i circa 90.000 spettatori presenti fecero registrare il record di presenze, oltre che quello di incasso, superato oggi dai 4 miliardi e 550 milioni realizzati in questa partita. Vedete il capitano Buchwald insieme al capitano Maradona con la terna arbitrale per il cerimoniale di preparazione di questo match, che vede di fronte ancora una squadra tedesca contrapposta al Napoli. Napoli che già nelle semifinali aveva eliminato il Bayern, che è l'attuale capofila del campionato della Bundesliga, dove lo Stoccarda occupa una posizione medio-alta di classifica. Nello Stoccarda manca Klinsmann, giocatore al centro dell'interesse italiano, anche perché potrebbe essere oggetto di un'operazione di mercato, potrebbe l'anno prossimo venire a giocare in Italia. Ecco Harry Hahn, l'allenatore quarantenne olandese che da un paio di stagioni guida lo Stoccarda. Hahn è un tecnico che ha una carriera abbastanza giovane, ma come allenatore è stato, come giocatore è stato protagonista di grandi imprese sia in Olanda sia con l'Anderlecht in Belgio, quando ha giocato anche nell'Anderlecht. Con la nazionale olandese fu anche protagonista di una partita giocata a Buenos Aires, ricorderete quel gran gol da lontano che Hahn fece al nostro Dino Zoff. Ecco la panchina del Napoli, inquadrata dalle telecamere della squadra esterna 2 di Napoli, diretta da Roberto Gambuti. C'è Ottavio Bianchi che in panchina ha portato il secondo portiere di Fusco, Carannante, Crippa, Romano e Neri. Le formazioni: il Napoli maglia azzurra alla sinistra dei vostri schermi. In questo primo tempo gioca con Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemao, Renica, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Lo Stoccarda in maglia bianca gioca con Immel, Schäfer, Schröder, Katanec, Hartmann, Buchwald, Algever, Walter, Schmaler, Sigurvisson e Gaudino. Altra curiosità, la presenza di questo Maurizio Gaudino, nato da una famiglia di origine campana,